Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che... Dybala! C'è la palla lunga in avanti. Messi. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Lungo passaggio in avanti. Pjanic. Ramsey. Arriva Cristiano Ronaldo. Palla oltre la linea, nessun dubbio, calcio d'angolo. Paolo Dybala è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Costa. Arriva Cristiano Ronaldo. Ramsey cerca il numero. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Cerca l'uomo là davanti, cerca lo spunto, ecco il tiro! Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminato. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio, certo da quassù è facile dirlo, il campo è un'altra cosa, però insomma. Messi. Cristiano Ronaldo. Dybala con una buona posizione, tenta la conclusione. E c'è il gol della Juve. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. La Juventus si porta in vantaggio 1-0. Da azione conclusione! Hanno trovato il gol! E il Barcellona ha pareggiato e raddrizzato la situazione. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Riceve il passaggio. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Messi. Van Basten, occhio, bella parata. Ramsey. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Il Barcellona al calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Mi sembra che sia uscito un po' malconcio dal contrasto. In qualche modo bisognava fermarlo o si sarebbe trovato da solo davanti al portiere. Sarebbe stato un gol sicuro, insomma, non c'era altra scelta. Messi! Chance! Parata di Szczęsny. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Alessandro. Paolo Dybala. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Van Basten. Di forza. Cerca la profondità. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Passaggio sulla destra.
Ranzi allarga il gioco a destra, scatta verso il pallone. Dybala con una buona possibilità, pronto al tiro. Tiro davvero da dimenticare. Cristiano Ronaldo. Ecco Dybala. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve la palla. La gioca sulla destra. Opportunità di ripartire. Bonucci la fa sua. Gioca una palla lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. Dopo la scosta. Va a concludere. Un gol strepitoso. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Conducono con una rete in più degli avversari. Van Basten. Gullit sul pallone. Cristiano Ronaldo alza la palla in profondità verso un compagno. Numero. Fa sportellate con il suo marcatore. Salta e colpisce di testa. La mette in rete. Sono già scappati via. Avversario in difficoltà. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Beh, ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Cristiano Ronaldo! Gullit. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Paolo può tentare la conclusione. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Gullit. Nakata. Palla in avanti verso il compagno. Scodella in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Dybala. Cristiano Ronaldo. Gullit. Messi. Nakata. Messi. Ora Gullit. Messi. Colpisce il pallone. Il pallone è dentro. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Allunga il piede verso il pallone. La Juventus tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Prova a giocarla in profondità. Bentancur. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo.
Alcuni soggetti saranno sfiancati con queste marcature personalizzate. Vedi Fabio, per fare una buona marcatura non basta la qualità individuale, serve la cooperazione tra i compagni di reparto, tra tutti i difensori. Il Barcellona al calcio di punizione. È davvero una bella serie di passaggi questa. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. Dybala! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Parada. Pallone lungo in verticale. Bonucci. Paolo Dybala. Cristiano Ronaldo. E trova il compagno. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Non può sbagliare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Mostrano un buon controllo del gioco. Messi. Nakata. Pjanic. Arriva Cristiano Ronaldo. Guadagna Cristiano Ronaldo. C'è una doppio vantaggio per lui. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Ottima pressione la sua, palla recuperata. La gioca in profondità. Messi, supera la linea, gol! Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Messi. Bella apertura. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Arriva Cristiano Ronaldo. Posizione regolare. Prova ad andare via con eleganza. Dybala! Miracolo di Geisler. Può crossare. Non riesce a mantenere il possesso. Pjanic. L'appoggia sulla fascia. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Si libera la grande. Conclusione. La sfera entra in porta. Vini, vidi e segnai. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Palla di nuovo verso il centro. Bello intervento difensivo. È il momento di difendersi con le unghie e con i denti. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto Fabio.